Inaudito del XX secolo. Ma se il cuore è tutto, allora perché? Perché dunque t'ho adunato, o caro denaro? E come oso cantare? Chi me ne dà il diritto? Sono prigioniero e non ho come riscattarmi, ma incatenato la terra maledetta. Fra lo sghignazzante mi trascino nel delirio della febbre. Mi rimbomba incatenata ai piedi la palla del mondo. Per sempre io sono prigioniero dell'assurdo racconto. Sentite, sentite il nitrito dei cavalli. Sentite, sentite le urla delle automobili. Ma voi la capite la lingua dei tram? Sapreste suonare un notturno su un flauto di grondaie? Il cranio brilla, pur nascosto fra le gambe, calvo e a tutto da splendore. Ma il cuore brama uno sparo, la gola vagheggia un rasoio. Cresce la mia tristezza, viene dietro di me. Mi spinge sulla falda d'un tetto, mi alletta verso l'acqua. L'anima trepida è in mezzo ai ghiacci e non ne può uscire. Mi muovo, ma di nuovo invano. Mi slancio e di nuovo sto lì. Crescono i pensieri, corna di cervo. Steso sul pavimento, lo imbratto di pianto e invoco il mio paradiso perduto. Appeso sui bastoni delle gambe suono il campanello. Oh farmacista, dove può il cuore spossare fino in fondo la tristezza? Dietro le faccette dei flaconi ci sono tanti misteri. Tu, farmacista, che conosci le più alte giustizie, fa che l'anima io possa condurre senza dolore nelle vastità. Mi tende la mano. Un osso contro un osso. Un teschio. Veleno. Chi lo dà il farmacista? Io, tuo insolito ospite, sono immortale. Sarebbe dunque questa la morte? Perché mai dovrei credere a delle splendide assurdità come queste? La morte non esiste. I morti resuscitano. E comunque, che cosa hai trovato in me per essere io straziato dal veleno? Stop.